prima di entrare in classe, avevo parlato con lui proprio qua. Avevamo parlato di come era andata la verifica di chimica e della partita Roma-Inter. Poi siamo rientrati in classe, lui ha aspettato altri suoi due compagni, che sono i suoi amici stretti, e quando sono arrivati ha iniziato a parlare tra di loro. Poco dopo è arrivata la prof, è stata coltellata e ha chiesto se si volevano scusare perché avevano combinato dei guai. Di che tipo? E loro spegnevano la linea durante le ore di inglese e poi avevano tirato nell'ultima settimana uno spray che metteva odori molto brutti. E quindi ha chiesto di scusarsi con i compagni, però loro avevano detto di no. E quindi non è successo niente. Poi dopo la prof ci aveva restituito i quaderni sui promessi sposi e ci aveva diviso in dei gruppi per finire un lavoro. Subito dopo, quando la prof era andata in un gruppo e si è chinata, lui è arrivato da dietro e l'ha coltellata. Così lui era in un gruppo con altre persone e da quello che ho capito aveva detto scusa agli altri per quello che avrebbe fatto, però nessuno capiva. Lui l'ha coltellata, dopo aver estratto il coltello ha tirato fuori una pistola e ha detto a tutti quanti di uscire fuori dalla classe. Sì, io sono scappato subito via, se pensavo che fosse vera, poi alla fine dopo ho scoperto che era falsa. Però in quel momento avevo paura, quindi sono uscito. No, le aveva chiesto che doveva essere interrogato, le aveva chiesto se lo poteva interrogare subito oppure dopo, gli aveva dato anche 20 minuti la prof, il tempo così per finire il lavoro fatto. Su cosa doveva essere interrogato? In storia, sono interrogato in storia. Ma è vero che lui aveva il debito, rischiava il debito in storia in italiano? Sì, in teoria sì, che aveva preso un 2 e col 2 le aveva abbassato di brutto la media. No, lui più che altro con i suoi amici stretti ci scherzava così. Scherzava, basta, lui aveva un rapporto diciamo buono con tutta la classe. Quindi non penso.